Una buona giornata ai nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. L'argomento della settimana, quello che ci avete dettato, riguarda Viale Mediterraneo, riguarda Sottomarina. È imminente oramai la decisione da parte della Giunta Comunale di portare il limite di velocità a 30 km orari. È un argomento che naturalmente interessa tanti di voi, è un argomento sul quale andiamo a sentire il parere dei nostri ascoltatori. Andiamo! Sì, sicuramente sarebbe un grande obiettivo trovare un sistema del genere che arrivi ai 30 km orari. Dopo deve essere anche rispettato, in qualche maniera deve essere anche rispettato, perché veramente siamo diventati una zona che non c'è più controllo su niente, biciclette, motorini, cioè in qualsiasi caso i 30 all'ora forse lo fa uno a piedi adesso, non lo fa più nessuno. Mi sarei proprio d'accordo ai 30 km all'ora e ci tengo a dire che ho fatto l'autista tutta la vita degli autobus e l'ho fatto tante ancora volte il Viale Mediterraneo, perciò non dipende dai 30 km all'ora, però dipende da quelli che superano abbondantemente i 50 km all'ora, pertanto sarebbe giusto farlo, il limite di 30. Ma indubbiamente se è un provvedimento che sicuramente è utile, perché la sicurezza del cittadino viene prima di tutto. L'importante è che quando sarà ratificata la norma venga fatta rispettare. I passaggi pedonali, pur essendo stati illuminati in questo ultimo tempo, non sono ben visibili, non hanno bene uno spazio visibile dei pedoni che stanno attraversando. Quindi giusto diminuire il limite di velocità e portarlo a 30. Dopo è relativo ed è di conseguenza a chi guida che deve avere la responsabilità, perché a volte anche i 30 può essere una velocità troppo alta, dipendentemente dalle circostanze, quindi serve tanto buonsenso. Dovrebbe essere giusto, almeno si rispetta un pochettino la legge, il limite di velocità, anche perché adesso cominciamo anche ad andare contro una stagione estiva e sarebbe giusto moderare un pochettino. Ma io dico una cosa, i controlli sicuramente servono. Ci vorrebbe un po' di buon senso da parte dei cittadini, che le regole vanno fatte e devono essere fatte per essere rispettate. Poi, ripeto, i controlli servono per stimolare le persone a rispettare le regole. Perché anche in via Cristoforo Colombo, dove io ho l'attività, non c'è nessuno che rispetti i 30 km orari. C'è una viabilità che veramente è una cosa fuori luogo. Veramente. Ma se c'è da evitare un solo incidente, sono d'accordo, i 30 km orari, sono d'accordo. È come quello che guida che deve essere responsabile. Sì, veramente è cambiata molto, in quanto che adesso c'è troppe macchine, troppa gente che si muove in una parte e l'altra, praticamente cosa succede? Che bisogna stare attenti. Allora, a questo punto qua è giusto abbassare il limite della velocità. Beh, indubbiamente Chioggia Sottomarina ha fatto, secondo me, un grosso salto di qualità in questi ultimi 2-3 anni. Grazie all'informazione, al turismo, la città è conosciuta in tutto il mondo e ha dei riscontri molto positivi sotto l'aspetto dei numeri, delle presenze e di quello che comporta tutto l'aspetto turistico. E sicuramente dobbiamo metterci del nostro, perché poter mantenere questo standard sarebbe importante per la città.